Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, dovete sapere che qualche tempo fa un'università di Pisa ha pensato bene di portare avanti un'indagine per vedere effettivamente quanto la vita in camper, la vacanza in camper, fosse ecosostenibile, ecocompatibile con il nostro pianeta. Beh, insomma, io ho voluto un po' leggerla. Ci sono una serie di parametri che paragonavano la vita e la vacanza in campeggio e il vivere in un camper rispetto a una vacanza più tradizionale. Mi piacerebbe con voi un po' buttarvi qualche domanda e vedere un po' quale può essere la vostra reazione, anche perché così potremo un po' raccogliere qualche dato vero e proprio. Quello che vedete alle mie spalle è il veliero Greenpeace, così rimaniamo in tema di economia, di ecologia e di ecosostenibilità per l'ambiente. Beh, insomma, qualche piccola domanda la trovate anche nella descrizione del video. Per esempio, quanto tempo vi durano i 100 litri di acqua, che è più o meno l'autonomia del vostro camper? Oppure la bombola, quanto vi dura nell'autonomia di 10 kg, le bombole ce ne sono due, oppure quanti chilometri percorrete mediamente in vacanza e quante sono le persone che vengono con voi in vacanza, giusto per avere già un primo parametro di quanto possa essere l'impatto ambientale di un camper. E poi nel vivere in camper invece sicuramente va affrontata in maniera un po' più ampia, per esempio l'immondizia se la separate, se invece non la separate. Oppure ancora, quanto spendete di spesa nel mangiare in camper, quindi vivendo in camper, rispetto a quello di una casa. Magari se vivete in camper non avete il paragone, ma senz'altro se voi vivete in camper potete dirmi quanto spendete mediamente per mangiare in 2, 3, 4 persone, e paradossalmente invece avremo un parallelo di quelli che vivono in casa e che possono dirmi ragionevolmente quanto invece loro spendono direttamente vivendo in casa. Va bene, insomma, io vi lancio questa serie di domande, ne affronteremo e le approfondiremo ancora di più nei prossimi giorni, perché man mano che porterò avanti questo tipo di discorso senz'altro qualcosa ve lo darò maggiore. Trovate un articolo anche su Liberamente in Camper dove ci sono già alcuni parametri. E poi nei prossimi collegamenti, invece, siccome questo studio dell'Università di Pisa mi è piaciuto parecchio, ve lo racconterò, lo leggeremo insieme e cercheremo di capirci qualcosa in più. Va bene, fate i bravi, perché a fare il cattivo ci penso io, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ah no, post scriptum, se proprio vi disturbano i miei video, andate altrove, io vivo lo stesso tranquillo, anche senza di voi. Se invece voi non vivete tranquilli perché vi manco, allora siete sadomaso. Ciao a tutti!